Amici, bentornati sul canale 9000 Giri. Oggi vi facciamo vedere una macchina che raramente ci capita, cioè Maserati. È un marchio che tutti voi conoscete, non è un marchio diffusissimo, un marchio premium, quindi macchine di alto lusso, dedicate a chi se lo può permettere. E ogni tanto ci capitano per fare alcuni lavoretti. Diciamo che, allora, in questo caso i lavori che sono stati richiesti sono di due tipi. Uno è un lavoro di riparazione, diciamo così, e uno è un lavoro invece di tecnico per andare a migliorare l'assetto. Partiamo da quello più semplice: non abbiamo ancora montato le molle perché è ancora l'assetto stock. Abbiamo trovato delle molle dell'HR perché noi di solito utilizziamo l'Eibach, ma l'Eibach per questa macchina non ha in catalogo le molle specifiche. Questa è una Ghibli 3000 turbo diesel, quindi l'unica ditta che noi utilizziamo solo o Eibach o HR, altri marchi non ci fidiamo appunto di quelle due ditte e andiamo avanti con le nostre idee, giusto o sbagliate che siano, ma li riteniamo i marchi migliori e più affidabili sul mercato. Detto questo, abbiamo trovato un kit di HR direttamente dalla Germania che ci è appena arrivato, quindi dovremo andare a utilizzare gli stessi ammortizzatori, quelli di serie, andando ad abbassare di circa la metà la misura che c'è tra la gomma e il passaruota, quindi la macchina diventerà leggermente più bassa. Questa è una di quelle macchine che non ha gli ammortizzatori a controllo elettronico, perché queste macchine nascono a seconda degli optional con o senza lo smorzamento elettronico degli ammortizzatori. In questo caso il lavoro è più semplice, se no avremmo dovuto mettere una centralina che andava a regolare l'altezza degli ammortizzatori in funzione dell'abbassamento della molle. In questo caso il lavoro sarà più semplice, per cui non dobbiamo andare a toccare nessuna parte elettronica. Mentre per quanto riguarda il discorso di riparazione, questa macchina qua ricordiamo che è stata la prima a uscire con il sistema Sound Booster di serie. Maserati è stata appunto il precursore di questo genere di sistema, montandolo di serie sulle proprie vetture turbo diesel, in particolare la Ghibli e la Levante. Questo è stato fatto diversi anni fa, perché sono macchine che sono nate diversi anni fa, e sono state le prime che hanno montato proprio lo stesso sistema Maxhaus che poi montiamo anche noi. E il motivo era molto semplice, perché chiaramente è un po' come dire perché Ferrari non fa una macchina diesel. Insomma, ormai Ferrari ha fatto un po' di tutto, la macchina elettrica, il SUV e tutto. Io spero che non faccia il motore diesel. Il concetto è, al di là del diesel non diesel, questo tipo di prodotti, Ferrari piuttosto che Maserati, nel mondo delle moto le Harley o quello che vogliamo, hanno registrato proprio il sound. Cioè la Maserati ad esempio ha registrato il suono del suo motore a benzina, perché è proprio un timbro caratteristico specifico di quella macchina, un po' tipo quelli che sono amanti delle moto Harley Davidson. Il sound delle Harley anche in quel caso è una peculiarità specifica di quel brand. Ferrari non parliamone, per dire, se una Ferrari non facesse rumore non sarebbe una Ferrari, in poche parole. Quindi tutte le Maserati che sono uscite o che escono, quelle diesel, ovviamente quelle benzina, è chiaro che hanno già il loro sound di serie perché hanno uno scarico libero e il sound ce l'hanno. Sul diesel invece, come abbiamo detto, il sound non si può ricavare con una linea di scarico più diretta, ma escono con questo risuonatore. In questo caso il risuonatore, questa macchina ha già qualche annetto, questo risuonatore non funzionava più in maniera corretta. Ricordiamo un'altra cosa, che il risuonatore che è montato sulle Maserati ha un'unica funzione, non è gestito da app, cioè il sistema è lo stesso che usiamo noi, però non è gestito dall'app, è gestito unicamente alla funzione sport. Quando uno la mette in sport, accende la macchina, ha questo sound pieno corposo, il sound rimane quello, non si può cambiare, quindi forse ha qualche limitazione. A questo punto abbiamo preso lo spunto col fatto che il risuonatore non funzionava più in maniera corretta, abbiamo utilizzato lo stesso cablaggio, abbiamo montato un risuonatore diverso gestito tramite app, e quindi il cliente può riavere il suono che aveva prima, ma in più lo può modificare a piacimento, cosa che tutti gli altri clienti di questo genere di vettura non riescono a fare. Adesso vi faccio sentire, me l'hanno già fatte sentire tantissime, però comunque in ogni caso il concetto è sempre lo stesso. Mm-hmm.
quindi, come avete potuto sentire, anche se dal, come dico sempre, far sentire un video, cioè valorizzare il sound di questi sistemi tramite un filmato, purtroppo tante volte non riusciamo a trasferire quello che effettivamente è la realtà. Nella realtà il sound è perfetto, non si sente minimamente che proviene da un motore diesel, purtroppo riportato con un filmato non otteniamo lo stesso tipo di qualità sonora. Vi invito a consultare, come dico sempre, il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivi e elaborazioni. Mi potete contattare telefonicamente quando volete, 02-7383-175, io sono sempre in sede. Cliccate sul campanello in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!